One, two, three, four. L'autunno ormai alle porte, ancora una volta il Canavese si anima con tutta una serie di iniziative che nel territorio porteranno migliaia di persone a passare dei momenti sicuramente belli, divertenti, tra cene, pranzi, momenti di discoteca, diciamo di tutto ciò che è divertimento e soprattutto tutto ciò che è anche una vetrina importante di quello che è il territorio. Ebbene, tra le iniziative che andremo a vivere prossimamente c'è sicuramente anche quella che porterà al centro l'attenzione nuovamente la piccola comunità, ma sempre attiva, di Pertusa. Torna la festa di San Firmino a inizio ottobre, esattamente dal 4 al 14 ottobre, diverse le giornate, le serate, i pomeriggi, le mattinate, dove gli appuntamenti saranno veramente tantissimi. Questo grazie ancora una volta al grande lavoro della Proloco, sempre in collaborazione con il Comune e con il patrocinio sia della Regione Piemonte che delle città metropolitane. Ma per sapere ancora di più e nel particolare quello che ci aspetta appunto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, abbiamo ancora una volta invitato quelli che sono i registi, se mi permettete la parola, di questo evento. Buonasera, ecco con noi Gilberto Pomatto, che è il presidente della Proloco. Buonasera. Il sindaco di Pertusa, Giuseppe Damini. Buonasera, grazie dell'invito. Antonio Centolanza, segretario, ma storico di questa Proloco, uomo, diciamo così, attivissimo dell'associazione cittadina. Buonasera, buonasera. Allora, con voi naturalmente cerchiamo di un po' di dipanare questo programma che è ricchissimo. Inizierei con te, Presidente, e dalla prima settimana, che è subito fuochi artificiali, si possono definire. Sì, diciamo stiamo sempre un po' nel come tutti gli anni, cerchiamo di partire la prima domenica di ottobre, che quest'anno è in ottobre, e il 4 del venerdì, che rinnoviamo di nuovo la festa della birra. Okay, quinta edizione. Quinta edizione della festa della birra, e con un po' una cosa particolare abbiamo messo con il DJ Gino Latino, che ci accompagnerà nella serata. Questo è l'entrata, il venerdì. Al sabato abbiamo il pomeriggio già la corsa podistica dei due santuari. E questa è una grande novità. Questa è una novità, è anni e anni che ci stavamo dietro per farla. Abbiamo avuto la possibilità, l'aiuto di questa associazione, e che ci ha aiutato a organizzarla, e quest'anno la facciamo. Quindi sport sin dal sabato. Esatto, al pomeriggio. Alla sera abbiamo, per chi gli amanti del liscio e spettacolo liscio, abbiamo la grande orchestra italiana di Gianmarco Bagutti. Un nome, una garanzia. Esatto, e poi con la cucina che cercherà di dare con pizza e fritto di pesce, e poi abbiamo quella un po' quella che ci portiamo avanti, cerchiamo sempre di rinnovarla, la nostra fiera agricola, zootecnica, sperando sempre che le cose ci rilascino, perché certo, è un periodo un po' particolare, però con il mercato in mezzo al paese, e con sta fiera agricola e zootecnica vicino ai prati della Proloco. Quest'anno abbiamo voluto anche cercare di spaziare un po', abbiamo fatto arrivare l'albero della Cuccagna, okay, che io sono nato da piccolo, era da anni che non lo vedevo più, certo. E allora abbiamo pensato di riportarlo a Pertusio, bensì dall'associazione di Bergamo, che vengono con le loro squadre a far vedere, e chi sarebbe anche interessato di provare nel pomeriggio possono già al mattino vedere le tecniche per poter, sono lì proprio apposta, anche oltre a dimostrare come si fa, anche far vedere come si fa. Far partecipare il pubblico. E nel pomeriggio avremo anche una gretta amatoriale a terra di tiro alla fune. Sono due cose che abbiamo voluto un po' riportarle, che sono inerenti alle fiere come si faceva una volta. La tradizione volta, che tra l'altro la vostra fiera che raggiunge l'edizione numero 25, quindi quarto di secolo. Sì, è già qualcosa che ce lo è.
e cerchiamo sempre in qualche maniera di rinnovare, di dare un po' di curiosità a chi viene a vederlo. Questo è il chiudere la prima domenica di festeggiamento. Benissimo. Passo al sindaco. Sindaco, perché voi come amministrazione comunale, come comune, siete attivissimi e partecipate direttamente nell'organizzazione di questo evento. Tra l'altro, una ormai delle peculiarità è quella dedicata ai fischietti. Torna anche quest'anno alla mostra, il concorso, una cosa molto particolare. Sindaco, se ci vuoi un po' raccontare, anche perché si va a inserire all'interno, di un ambito culturale, perché la festa di San Martino, di San Firmino è anche e soprattutto cultura. Sì, la mostra concorso dei fischietti è giunta alla sua 11ª edizione. Abbiamo ormai da anni diamo il nostro contributo alla Proloco, non solo un semplice patrocinio, ma nell'organizzazione, quindi abbiamo provato a dedicarci quest'anno direttamente noi alla organizzazione della mostra del fischietto, mostra concorso che è a livello nazionale. Sono già arrivate delle adesioni da tutta Italia ed è un qualcosa che è dedicato soprattutto ai ragazzi, perché il fischietto di terracotta rappresenta il balocco, cioè, che tradizionalmente nella fiera e festa di San Firmino le famiglie compravano ai bimbi, un po' come ricordo, un po' come giocattolo, perché era poi la fiera che chiudeva l'esperienza delle fiere estive autunnali per poi andare verso l'inverno. La mostra sarà inaugurata la prima domenica della festa, la domenica 6 ottobre, e il tema scelto quest'anno dal comitato che ogni anno organizza, perché c'è una parte ovviamente, c'è un comitato di esperti e di tecnici che ogni anno organizzano il concorso mostra, è quello delle mele, che è anche il tema di tutta la fiera, della fiera di quest'anno. Infatti ci sono anche delle altre attività dedicate alle scuole, al tema delle mele, e già racconto io, già durante l'anno c'è stata organizzata dalla Proloco una molto partecipata e molto interessante, un corso sulla melicoltura che ha avuto poi un suo esito con una visita e una merenda in un meleto a Valperga, comunque nel territorio canavesano. Quindi ci tengo a sottolineare che la mostra del fischietto è per tutti quelli che partecipano alla fiera alla festa di San Firmino, quindi prima e seconda domenica sarà aperta per visitarla, perché tutti possano visitarla, ma è dedicata soprattutto alle scuole, quindi tutte le scuole di ogni ordine grado della zona che vogliono partecipare, che vogliono vedere questi manufatti artistici, hanno la possibilità di prenotare una visita durante l'orario scolastico, quindi nella settimana dal 5 a seguire, ma anche la settimana successiva. Quindi la premiazione ufficiale sarà la seconda domenica, la domenica 13, il 13 di ottobre, esatto, per cui dal 5 al 13 o dal 6-7, insomma i giorni della settimana, le scuole possono prenotare una visita, ma anche dopo il 13, la settimana successiva, perché noi tradizionalmente la festa di San Firmino, anche se non è il nostro patrono, la festeggiamo il lunedì dopo, quindi sarà il lunedì 14 quest'anno. Perfetto, benissimo. Passiamo alla seconda settimana, e in questo caso chiediamo a te, Antonio. Tra l'altro ricordiamo anche che in mezzo tra la prima e la seconda, i primi due, ci sarà anche Spazio della Cultura, dicevamo, con l'immancabile spettacolo teatrale che ci sarà il martedì, mentre invece il giovedì ci sarà anche la presentazione di un libro. Esatto? Esattamente, abbiamo il martedì il teatro di una commedia brillante organizzato dal gruppo teatrale di Chivasso, che è un po' una novità rispetto al nostro territorio, quindi siamo andati a pescare un gruppo teatrale un po' diverso dal solito. Il giovedì avremo la presentazione del libro e abbiamo anche col fil rouge del discorso delle mele porterà anche quest'anno a un concorso di poesia sulle mele che abbiamo sviluppato in accordo con le scolaresche. Proprio oggi è arrivato l'ok del dirigente scolastico che ha autorizzato il progetto. Il giovedì ci sarà poi anche in questo caso la premiazione dei bimbi e delle poesie dei bimbi relative alle mele. Se andiamo avanti,
arriviamo alla nostra, al nostro punto di forza, che è il venerdì della Bagna Cauda. Abbiamo già delle prenotazioni. Devo dire che le prenotazioni sono iniziate ad agosto. Probabilmente arriveremo a chiudere le prenotazioni prima di iniziare la festa. Invito tutti a prenotare prima possibile. E un piccolo inciso, quest'anno vedrete una grossa novità per Tusio. Il capannone non è più lo stesso. Abbiamo deciso di cambiare, siamo passati su un capannone più moderno. Se vi capita in questi giorni di passare da Pertusio, vedrete che ci sono lavori, fervore, movimento, perché stiamo lavorando per poter installare questo capannone, che effettivamente è più grande, quindi sarà più capiente, avremo la possibilità di avere più ospiti, più commensali, però comunque i numeri, non possiamo arrivare, non abbiamo un numero infinito. Se i vostri numeri sono già importanti. Esatto, oltre a determinati numeri non riusciamo comunque a garantire poi le prenotazioni. Il sabato, anche qua abbiamo una piccola novità, nel senso che invece che orientarci nuovamente su una serata di musica liscio, quindi musica da ballo, abbiamo deciso di cambiare, ci orientiamo più a un gruppo che sono abbastanza molto conosciuti, direi, i Divina, che fanno musica anni 80 e 90, quindi un netto cambiamento, sanno revival, un netto cambiamento rispetto ai nostri, diciamo, sabati storici. Anche questo sabato avremo il menù alla carta, la nostra famosa pizza, la possibilità di mangiare porchetta, assaggiare la birra. Vorrei ricordare che durante la festa siamo una delle poche pro loco che riusciamo a recuperare direttamente da Monaco di Baviera la birra Paulaner dell'Oktoberfest, originale dell'Oktoberfest. Quindi è una birra che viene prenotata a maggio e la potete assaggiare solo da noi in questo periodo, perché per fortuna riusciamo a recuperarla attraverso l'importatore ufficiale. La domenica andremo a chiudere con diciamo il pomeriggio relativo ai cori. Siamo arrivati alla settima rassegna canora dei cori piemontesi, accompagnato con la solito pranzo, che sono le delizie canavesane ed autunno. Nel volantino, anche in questo caso, c'è già il menù che potrete assaggiare, e il pomeriggio sarà dedicato, come l'anno scorso, ai cori piemontesi presentati da Piero Montanari e, ricordami Gilberto, Sonia De Castelli, che gentilmente verranno a presentarci lo spettacolo. Bene, direi che, signori, ancora una volta il programma che avete allestito è sicuramente molto importante. Torno un attimo dal Presidente per dire, come pro loco continuate ormai negli anni a portare avanti un discorso fondamentale, che non è solo quello di aggregazione per la festa, quindi San Firmino classico, ma voi continuate tutto l'anno a lavorare per cercare di portare qualcosa di bello e interessante, di coinvolgere i pertusiesi e non solo. Sì, perché cerchiamo fare festa come agglomerato, ma cercare di portare nel limite del possibile delle innovazioni, cercare sempre di stare non sul generico, ma andare proprio a fondo, come che forse prima del discorso della fiera, ogni anno diamo sempre un tema, certo, che quest'anno e l'anno scorso era quello del miele, l'api e il suo intorno, invece quest'anno quello della mela. Cerchiamo sempre di dare un perché a ogni cosa, certo, non proprio la classica banalità. E facciamo, una volta finita, non è che detto ci rivediamo il prossimo anno, ma però cominciamo sempre a provare a vedere dove c'è magari qualcosa di rinnovare, di fare. Questo bisogna farlo un anno per l'altro. È perché giustamente i paesi devono restare vivi sempre, non solo nell'occasione delle 3-4, in questo caso 2 settimane di festa. Cerchiamo di tenere vivo questa cosa, dando sempre, come ho detto prima, una curiosità, un qualcosa che vai e cercare di vedere qualcosa di diverso ogni anno. Certo. Sindaco, sicuramente Pertusio nell'ultimo periodo si è fatto conoscere tantissimo, perché comunque avete lavorato anche per quanto riguarda il mondo dello sport, c'è stato il ciclismo di livello internazionale che ha fatto tappa a Pertusio, non solo, e chiedo, come amministratore, come sindaco e come diretto, coinvolto direttamente nella preparazione di una
Fiesta con quelli di San Firmino. Quanto è importante la collaborazione tra comune e associazione? Fondamentale, è tutto, perché come dico anche a loro, come dico anche quando ci troviamo in comune con i miei consiglieri e gli altri amministratori, siamo noi, alla fine ci contiamo sul palmo di due mani o poco più, e quindi è necessario collaborare, perché davvero per riuscire a fare qualche cosa di così impegnativo, così ricco, c'è proprio bisogno del lavoro di tutti, il lavoro di tanti. Adesso questa sera siamo qui in tre, ma dietro ovviamente ci sono, certo, la squadra della Proloco, una squadra voi ricchissima, siete la punta dell'iceberg, c'è una squadra ricchissima. Dall'altra parte anche per gli amministratori c'è chi si occupa della fiera, c'è chi si occupa della parte più culturale, quindi e per questo Pertusio fa un po' più di rumore magari rispetto al passato, siamo diventati attrattivi, questo ci fa sicuramente molto piacere. E ad esempio per la terracotta, i fischietti, qualche cosa che anche, di nuovo, mi dispiace annoiarmi, ma io parlo sempre di scuole, perché per me sono, sono la cosa più importante del nostro paese, e facciamo di tutto per mantenerle vive, attrattive, perché non vogliamo assolutamente perderle. Quindi in collaborazione con la Proloco durante l'anno scolastico ci sarà un laboratorio di terracotta per i bambini della scuola primaria di Pertusio, inserita all'interno del nostro programma di post scuola. Questo per fare da volano alla prossima mostra, al prossimo concorso dei fischietti dell'anno prossimo. Così come ne ha già parlato, l'ha già accennato Antonio, abbiamo ospitato volentieri un pertusiese d'adozione, l'avvocato Rimondo, per presentare il suo libro, che è già stato pubblicato, ma che è un capitolo, una delle storie dedicata proprio a Pertusio. E poi che cosa succede? Che magari veniamo contattati da qualcuno che negli anni passati ha iniziato a scoprire e conoscere Pertusio, e ci dice, come quest'anno ci sarà un raduno di autostoriche, che ci dice: vogliamo venire a scoprire un po' il Canavese, siamo di Torino, vogliamo fare un giro, vogliamo organizzare, ci fate la base, ci aiutate, ci disegnate un percorso. E così, insomma, collaborando con loro l'abbiamo fatto, gli abbiamo fatto scoprire non soltanto Pertusio, ma le meraviglie del territorio, a partire dal santuario di Belmonte, il castello ducale di Aglie. Quindi in qualche modo la cosa importante è la collaborazione con le associazioni, sia nel territorio comunale ma anche al di fuori, quindi creare anche una sinergia sia tra associazioni sia tra enti, per rendere questi eventi il più attrattivi possibile, di promozione per tutto un territorio, non soltanto per il singolo paese. Assolutamente. Antonio, con te chiudiamo dicendo: negli anni sicuramente la tradizione San Firmino l'ha sempre rispettata, ma appunto le tante novità hanno portato e continuano a portare anche questa perfetta commistione tra giovani e meno giovani. Quindi l'occhio di riguardo che avete come Proloco è anche rivolto a questo aspetto. Assolutamente sì. L'obiettivo che ci siamo posti quando siamo subentrati, diciamo, come direttivo, è stato quello di rendere la Proloco un elemento attrattivo nei confronti di tutti. La Proloco è aperta a tutti, non abbiamo... l'obiettivo che ci siamo posti è questo, e devo dire che in questi anni ritengo che siamo riusciti a far entrare persone validi volontari, valide persone che ci stanno dando una grossa mano, che giustamente, come avete ricordato tutti, noi ringraziamo tutti i giorni, e qua noi rappresentiamo in minima parte. Ringraziamo soprattutto anche tutti gli anziani del paese che ci danno una mano, perché noi, giustamente, lavorando, il tempo che possiamo dedicare, i ritagli di tempo serali, nonché sabato e domenica, e purtroppo o per fortuna la Proloco vive anche durante tutta la settimana. Certo. Grossa fortuna che c'è tanto spirito di iniziativa, tanta voglia di fare, stiamo già pensando al 2025, vengono già fuori delle idee, senza dimenticare che il 2025 saranno i 500 anni di San Firmino. Quindi un obiettivo importante che ci porremo e cui noi ci mettiamo a disposizione, come immagino il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, è cercare di lavorare per poter rendere possibile il prima possibile l'apertura del santuario, perché è un obiettivo che effettivamente sta a cuore a tutti i pertusiesi e all'amministrazione e a tutte le associazioni. Devo dire che sono molto contento di come tutte le associazioni riescono a lavorare assieme, di come le associazioni riescono a rapportarsi col comune, con l'amministrazione comunale, che ci sta dando un grandissimo supporto, e senza questo supporto sicuramente faremo una grandissima fatica. Quindi
ben venga questo lavoro e questa sinergia, e speriamo di continuare così. Benissimo. Io inizio a ringraziarvi della vostra presenza, di essere intervenuti e di averci raccontato quello che sarà un San Firmino che, ripetiamo, si ripete per tanti versi, ma si rinnova per altri. L'appuntamento a questo punto è dal 4 al 14 di ottobre a Pertusio, dove appunto, come vi ho detto prima, cultura, sport, buona tavola, musica, divertimento, voglio stare assieme. Saranno, diciamo così, il trade union per portare non solo i pertusiesi, ma tanti canavesani, non solo canavesani, a vivere un momento di festa. Vi ringrazio, ci vediamo a questo punto a Pertusio. Grazie a te, grazie a tutti, vi aspettiamo e vi invitiamo a Pertusio. Benissimo, grazie ancora, alla prossima e bocca al lupo.